Giovanni Romano, bellissimo. A Campobello manca l'umiltà di dire hai ragione tu. Questa qua, diciamo, è l'umiltà che manca a parecchie persone, diciamo, sia di dire questa frase semplice, a volte che può sembrare banale, ma anche la capacità di ascoltare gli altri, no di udire le parole degli altri, ma di ascoltare proprio il Esatto, significato e poi della cosa. sempre lo zio Frank, che ancora non è andato a letto, ci scrive: mancano dei giovani sani, mancavano anzi dei giovani sani che hanno voglia di rompere le scatole. Bella questa di Nino Napoli, alias zio Frank. Caro Tommy, la puntata sta quasi svolgendo al termine, ma Sì, non ancora non siamo siamo pronti per pronti per chiudere. chiudere, sì, diciamo così. Esattamente. Alcuni dicono cosa si parlava di sport, si parlava appunto di arte, di cultura a Campobello. Ricordiamo il Campobello Calcio, che anch'esso non sta Di vivendo cui un io ho fatto momento, parte, io sì, non penso. sta vivendo un bel periodo, purtroppo ultimo in classifica nella categoria, anzi penultimo mi dicono dalla regia, nella categoria dove milita, che è la promozione. Quindi un abbraccio al Campobello Calcio, che purtroppo con gli anni è andato Sempre indietro. sempre più e soprattutto sempre meno spettatori. Ricordo una volta quando si andava a vedere le partite allo stadio, e stavamo soprattutto senza stadio, la Mamma mia. squadra è costretta a giocare a Mazara. Sì. Poi la squadra di basket, la squadra dei ragazzi del basket, che portano in alto, diciamo, l'onore di questo sport, che non è naturalmente seguito da tanti, ma è sempre uno sport molto affascinante. Poi è la squadra di scherma dove militano anche Parecchi nostri tantissimi, amici. sì, esatto, parecchi nostri amici. Diciamo che a Campobello ci sono tante cose. Noi abbiamo visto cosa manca a Campobello. Ci sono le cose, ma vogliono essere valorizzate, forse, Sì, Tommaso. esatto. C'è tanta voglia di fare, tanta voglia di agire, di cambiare il modo di fare, ecco, di questo paese, ma a volte, ecco, i ragazzi vengono demoralizzati dalle difficoltà che si presentano durante il percorso, diciamo, della fase attuativa di questi progetti. Ecco, noi abbiamo avuto la forza perché siamo stati anche sostenuti da parecchi nostri amici che hanno voluto questa iniziativa. Noi con gran piacere la stiamo portando avanti con grande passione e impegno. Non è stato facile, Nicola, lo Eh possiamo sì, eh dire, sì. non per, ecco, per sembrare, ecco, per fare la parte di quelli affaticati, però non è stato semplice. C'è stato dietro un lavoro, una collaborazione assidua da parte di diversi ragazzi che anche a distanza, come Nino Napoli, hanno permesso la realizzazione di questa Esatto. radio. Prima nel suo genere, perché anche perché l'ultima radio non so quanti anni fa era presente a Campobello, e diciamo che stiamo ricevendo, ripeto, con gran piacere, e questo ci rende felici, i complimenti da una vasta area di Area di campobellese e ragazzi, non solo, ecco. sì, caro Tommy. Roberto Lombardo, scusate, ci scrive: manca la vita dei sabati sera. Beh, magari dobbiamo aspettare la stagione estiva per Estiva, questo. sì, Eh sì. assolutamente. Erika Curatolo: manca tutto, a partire dalle cose più materiali, scuole superiori, negozi, fino a quella che è una mentalità che possa favorire un sano sviluppo. Vito Vampiro: saluti da Legnago, una cosa che è mancata ma che ora comincia ad avanzare a grandi passi è sicuramente l'iniziativa. Grazie carissimo Vito. E allora, caro Tommy, a quanti radioascoltatori siamo su per giù? Ma 115 qua i dati dicono, quindi diciamo un buon risultato come prima serata, diciamo, da tenere pure in conto che oggi e questa sera c'era pure, ecco, Programma. un'altra iniziativa di alcuni nostri compaesani che va ricordata e va anche promossa, devo dire, che era quella della commedia, di una commedia, Sì, purtroppo non mi ricordo il nome di questa è commedia. Lucean le stelle, una Sì, commedia in dialettale esatto. in tre atti del nostro amico carissimo Pietro Indelicato, che anche lui È molto attivo. da tanti anni porta avanti il teatro così come forma di arte e di cultura. Allora, Tommy, ultimo brano prima di chiudere, e poi Sì. ci sentiamo tra poco per i saluti. Allora, cosa ci fai sentire? A tua discrezione, Tommy. Una musica soft, Una abbastanza musica soft. soft, ci prepariamo per la Radio notte. New Generation. La voce della nuova generazione.
francophone. Le français est reconnu comme langue officielle aux côtés de l'anglais, bien que dans certaines régions, il ne soit parlé que par des groupes minoritaires. Au Québec, il est largement majoritaire, un peu plus de 5 millions. Il y est d'ailleurs la seule langue officielle depuis 1967. Sempre in diretta, amici radioascoltatori, qui è Radio New Generation, la web radio della nuova generazione. Siamo ai titoli di coda, siamo un po' così alla conclusione e ci dispiace perché un'ora e mezzo, anzi quanti, 83 minuti sono volati via, sono volati. Sì, sì, mi piace leggere il post di Paolo Stallone che ci scrive: per risollevare le sorti del nostro paese abbiamo bisogno di voi giovani. Io spero davvero che la vostra associazione dia una scossa a questo paese. Bravi, forza ragazzi, continuate così. Diciamo che questo post riassume un po' tutti quelli, la nostra volontà. Sì, tutti quelli che ci hanno scritto in maniera garbata e che ci danno, sì, che ci danno la forza e la speranza di andare avanti. Tommy, parola a te. Cosa dice agli amici radioascoltatori? Cosa possono fare? Volevo ricordare tutte le possibilità che questo, diciamo, meraviglioso programma ci dà. Chi volesse far ascoltare, oppure chi volesse riascoltare, ecco, l'episodio, lo può fare subito dopo il termine dello stesso episodio in diretta, perché noi stiamo trasmettendo in diretta, e verrà pubblicato direttamente sulla pagina di Speaker della radio l'episodio registrato, dove all'interno potete trovare tutti i brani che saranno e sono stati pubblicati, con la possibilità di scaricarli, perché quindi vi ricordiamo che questi sono tutti dei brani con licenza free, senza copyright, sì, esatto. O comunque si può utilizzare questa musica per scopi non commerciali, e quindi diciamo collegatevi e tenetevi sempre aggiornati sulla nostra pagina Speaker della radio per scaricare i brani e riascoltare gli episodi, o far ascoltare gli episodi a coloro che non hanno avuto, ecco, la possibilità di potersi collegare in diretta con noi stasera, anche perché, ripeto, c'era il bellissimo evento anche Piero Indelicato, e molte persone adulte, ecco, molte famiglie sono andate là, è giusto condividere anche con loro questo nostro episodio, Nicola. Eh sì, caro Tommy, ricordiamo agli amici radioascoltatori che chiunque volesse crearsi uno spazio all'interno della radio può contattarci, può crearsi una puntata. Noi trasmetteremo per il momento due volte a settimana, ma ci piacerebbe anche trasmettere dal lunedì magari al giovedì, perché venerdì, sabato e domenica capiamo che la gente vuole uscire, a stare collegati a quest'ora è anche un pochettino difficile. Siamo arrivati a quasi 120 ascoltatori, caro Tommy, un successo, siamo contentissimi, quindi un piccolo grande successo. Eh sì, ricordiamo gli appuntamenti: martedì dalle 21 con Nino Bianco e Giampaolo Tuminello, che stanno preparando delle cose eccezionali per voi, vi terranno compagnia, la parte, diciamo così, più giovane, ancora più giovane, ancora di Campobello. Eh sì. E poi noi, caro Tommy, con Viva Campobello ci vediamo giovedì prossimo sempre alle 21. Io ricorderei ai telespettatori, grazie, ero un fan di Mike Buongiorno, e quindi mi è rimasto sì. Diciamo
il suo detto. Ecco, volevo ricordare che il tema della prossima puntata sarà che, visto che ci stiamo avvicinando sempre di più all'estate, ecco, cosa volete che si facesse a Tre Fontane, sì, o comunque nelle località balneari per la prossima stagione estiva. Ecco, non aspettiamo altro che i vostri commenti sulla nostra pagina ufficiale, vero Nicola? Esatto, la nostra pagina ufficiale dell'associazione, Associazione Artistica Sportiva Culturale New Generation. Caro Tommy, siamo ormai all'epilogo, ringrazio i ragazzi che sono, ci hanno fatto compagnia in regia, Melchiorre Stallone e Nino Bianco. Chiudiamo con Nino Stella che ci dice: vorrei salutare il mio attore preferito Stumpf Mistretta, doveva essere qua Stumpf, ma alla fine la cosa è, diciamo, un pochettino così abortita. Allora, cari signori, vi ringraziamo per l'affetto e soprattutto per l'ascolto. Da Nicola Giorgi, Tommaso Di Maria, una buona serata con la radio New Generation. A giovedì.